89esima, l'anno prossimo sarà la 90esima, per cui significa aver fatto un lavoro eccezionale per continuare quella che è la tradizione a Catanzaro della festa dell'uva. E quest'anno la novità è stata che, oltre alla musica con Angela Bianco e con tanti altri gruppetti musicali, abbiamo avuto tantissimi imprenditori che sono venuti da altre regioni. Questo significa che Catanzaro ha riacquisito quella immagine di una piazza dove si può andare e dove si può assolutamente fare dimostrare quello che si fa nell'artigianato, quello che si fa nella gastronomia delle altre regioni e delle regioni vicine, ma c'erano anche un paio di regioni anche da lontano. Allora la festa dell'uva comincia a prendere comincia ad avere un'idea completamente diversa. La festa dell'uva non è soltanto quella con gli imprenditori del nostro territorio, non è quella soltanto con i nostri artigiani del nostro territorio, ma diventa proprio una vetrina che ha fatto sì che tantissima gente, nonostante un paio di sere ci sia stata la pioggia, ma tantissima gente sia venuta a visitare, a comprare e soprattutto a consumare. Noi continuiamo come Prologo di Catanzaro a fare il nostro lavoro, noi continuiamo senza avere aiuti da parte di nessuno, a tirare avanti con le manifestazioni che noi diciamo sono ormai tradizionali e soprattutto le manifestazioni che la città si aspetta. Noi continueremo a farlo sempre, noi continuiamo perché abbiamo la fiducia degli imprenditori, abbiamo la fiducia degli amici che amano la musica, abbiamo la fiducia di tutti coloro i quali in tutti questi anni ci sono stati vicini e continueranno ad esserci vicino per dare a Catanzaro, ma io direi per dare, quando si parla di Catanzaro si parla anche della provincia di Catanzaro, la Calabria, dare qualche giornata diversa con un lavoro che noi facciamo e prepariamo da 3-4 mesi prima, con un lavoro, dicevo, che è un lavoro che alla fine mette in risalto le potenzialità che noi abbiamo. Tanto lontano, e non mi dici che è tanto vicino. Tutti dicono.